Dalla rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Fasobo. Salve a tutti, benvenuti alla puntata della Realtà Diversa. Oggi abbiamo come ospite Paolo Avaro, operatore olistico, propone tramite incontri individuali un metodo personalizzato basato sulla regressione guidata alle vite precedenti. Da anni studia le filosofie olistiche ed ha seguito seminari sulla reincarnazione condotti da Brian West, Antonio Valmaggia, Betty Blinder e Giorgio Cerquetti. Come andiamo? Bene, allora iniziamo. Cos'è la regressione e la sua utilità? Allora, guarda, partiamo principalmente, sarò breve. La parola regressione significa tornare indietro, cioè regredire, tornare indietro in qualcosa. In questo caso è tornare indietro nel passato. Quindi regredire vuol dire fare un viaggio indietro nel passato. E perché andare a rivedere il passato se è passato? L'utilità è quella di capire quelli che sono i legami profondi tra corpo, mente e spirito. Cioè, c'è stato qualcosa prima di questa vita? Perché sto vivendo dei disagi nel presente? Quindi la regressione è molto utile per andare a capire alcuni disagi che stiamo vivendo nel presente, come le ansie, le paure. Quindi l'utilità è quella di sciogliere quelli che chiamiamo blocchi energetici o trauma, ferite emozionali. Come ti sei avvicinato a questo percorso? Beh, guarda, è interessante perché 15 anni fa ormai, sono passati sì 15 anni, dopo che una mia amica, Giulia Amici, mi ha regalato un libro scritto da Giorgio Cerquetti, Incontro con la Chiara Luce, dopo aver letto questo libro io rimasi affascinato per una serie di risposte che mi dava Giorgio in quello che ha scritto. Intanto perché parlava lui è stato in coma, ne parlava in modo così perfetto, in modo così chiaro, che capì che c'era qualcosa prima, ma soprattutto rimasi affascinato dal fatto che lui all'età di 7-8 anni ricordava le vite precedenti. E questa frase, vite precedenti, reincarnazione, karma, mi affascinò così tanto che in 15 anni, come hai potuto citare tu nella presentazione, mi ha talmente affascinato che ho seguito dei corsi, sono in India e ho potuto così nel tempo imparare e poi mettere così a frutto un mio metodo. Quali benefici si possono ottenere grazie alla regressione, oltre a, come hai detto te, ricordare le vite passate? Insomma, qual è il beneficio? Beh, il beneficio è che nel fare la regressione torni a rivedere il tuo passato. Nel tuo passato, una volta che lo conosci, puoi, proprio perché conosci il passato, decidere il presente. E una volta che tu alleggerisci il presente, hai la possibilità di vivere una vita, di programmare un futuro meraviglioso. Perché questo? Perché, come spiegavo prima, la causa delle problematiche di ogni essere umano è portato da situazioni psicosomatiche. Quindi è psicosomatico perché arriva dal passato. Ecco perché è utile andare a rivedere il passato in un modo molto semplice. Rivedendo il proprio passato andiamo a rielaborare emozioni che non sono ancora state scaricate totalmente. Quindi il subconscio trattiene non solo la registrazione di alcuni momenti del passato, ma soprattutto trattiene quelle emozioni. E quelle emozioni nel tempo continuano a creare disagi, che sono quelli che poi vivi nel presente. Una sorta di terapia, insomma. È una terapia che però non ha nulla che possa creare controindicazioni, effetti collaterali, e soprattutto non è invasiva, perché andiamo proprio a rivedere qualcosa che è già successo. Quindi non dobbiamo creare niente se non rivedere qualcosa che è già accaduto. Com'è possibile contattarti? Allora, chi volesse avere più informazioni e capire meglio quello che faccio può contattarmi al cellulare al numero 346 22 94 882, oppure
Facebook Paolo Avaro o altrimenti come mail paolo.avaro@gmail.com. Ringrazio l'ospite Paolo Avaro, operatore olistico. Un saluto a tutti da Giorgio Iachella. Grazie.